vittoria su 4 partite per la Fiat, che supera in casa 88-79 la VL, conserva l'imbattibilità interna e sale a 6 punti in classifica. Seconda sconfitta di fila, prima in trasferta per Pesaro, che resta a quota 2 in graduatoria. Partono forte i marchigiani, che con Mica, 14 punti in 8 minuti, si portano sul più 13. L'attacco degli ospiti gira a 1000, grazie anche a Moore e Ceron. 17-30 al decimo. Vujacic, Peterson e Iannuzzi guidano la reazione dei piemontesi. Break di 16-5 e meno 2 Auxilium al 17esimo. 41-46 all'intervallo. In avvio di ripresa Washington e Vujacic impattano. Si procede sui binari dell'equilibrio, ma poi ancora Washington, in collaborazione con Garrett, permette alla Fiat di toccare il più 8. 67-62 al 30esimo. La difesa di Banchi concede 2 punti in 5 minuti alla VL, che scivola a meno 7 al 35esimo. Moore, Mika e Ceron sbloccano Pesaro, che rientra a meno 1. Nel finale Vujacic, Mbakwe e Peterson piazzano il break decisivo. 48% dal campo e più 9 negli assist per i padroni di casa, contro il 43% degli avversari. 23-5 falli subiti per Vujacic, 15-7 rimbalzi per Washington, 14-6 assistenze e 24 di valutazione per Peterson. Dall'altro lato 21 con 4 su 8 nelle triple per Moore. Bentello in 20 minuti con 9 su 10 al tiro, 9 palloni catturati e 27 di valutazione per Mika.